Qui siamo in un luogo particolare, è il luogo di Padre Pio questo, San Giovanni Rotondo. Proprio in questo convento, in questa chiesa, è vissuto, qui ha trascorso la maggior parte della sua vita Padre Pio. Secondo la testimonianza dei suoi confratelli, e Padre Gregorio è ancora qui, se c'era una festa che amava Padre Pio, qual era? Il Natale. Le amava tutte. Ma in modo particolare, ci raccontano i frati, i testimoni, Padre Pio quando si avvicinava il Natale era particolarmente gioioso, cantava, esprimeva questa sua gioia dell'avvicinarsi del Signore, uomo di Dio, uomo di Dio. Ecco, la gioia dei bambini diventava la gioia di Padre Pio. E allora, in questi giorni della novena, per chi di voi parteciperà, ci lasceremo anche guidare mano nella mano da Padre Pio, perché ci accompagni lui alla grotta di Betlemme, lui che pare che abbia avuto la grazia anche di avere il bambino Gesù tra le sue braccia, vero, non finto, vero. Ecco, chiediamo a lui di darci una mano ad incontrare Dio, perché è vero che siamo cristiani chissà da quanti anni, ma forse Dio non l'abbiamo ancora incontrato. Chiediamo a Padre Pio di aiutarci ad incontrare Dio. Sia lodato Gesù Cristo.